Benvenuto al quarto incontro del percorso base di consapevolezza mindfulness. Oggi introduciamo il diario degli eventi spiacevoli, che ha il medesimo funzionamento del diario degli eventi piacevoli, che abbiamo introdotto settimana scorsa. Ma questa volta devi concentrarti sugli eventi che ti hanno creato malessere, stress o nervosismo. Ad esempio, hai trovato traffico mentre andavi al lavoro e hai fatto tardi? Oppure hai ricevuto un messaggio non molto educato e questo ha creato malumore in te? Ricorda che scrivere i propri stati d'animo è un ottimo esercizio per diventare consapevoli dei nostri meccanismi automatici. Per questa settimana compila il diario degli eventi spiacevoli, continuando anche a continuare il diario degli eventi piacevoli. Continua anche con gli esercizi di presenza consapevole come mangiare un pasto, lavare i piatti o fare una passeggiata con consapevolezza. Se questa è la prima volta che visioni questo corso, ti invito a visionare gli incontri precedenti, iniziando dal primo, per un percorso lineare ed efficace. La prossima settimana introdurremo la lettera al proprio sé superiore, mentre oggi faremo la meditazione dei suoni e dei pensieri, che ti consiglio poi di seguire una volta al giorno per la prossima settimana. So benissimo quanto può essere difficile essere costante, ma se lo sarai a fine corso, vedrai dei miglioramenti che non ti aspettavi. La tua mente sarà più elastica e più lucida. Nel corso della vita tendiamo naturalmente a creare barriere e limiti, spesso inconsci, ed evitiamo in automatico di avvicinarci. Se ad esempio abbiamo un dolore al braccio, cerchiamo di evitare di usarlo per ridurre il disagio. Emotivamente ci comportiamo spesso allo stesso modo. Ci distraiamo per evitare cose spiacevoli. La mindfulness ci aiuta a capire i nostri limiti e ci aiuta ad essere più consapevoli delle scelte che facciamo. Con le pratiche di consapevolezza ci troviamo spesso a confrontarci con i nostri limiti e grazie alla meditazione e all'acquisizione di nuovi aspetti della nostra personalità che prima non vedevamo o non volevamo vedere, inevitabilmente i blocchi, i disagi e le situazioni spiacevoli vengono a galla indicandoci appunto quali sono i nostri limiti. La pratica dei pensieri, dei suoni e delle emozioni permette di prestare attenzione al respiro, alle sensazioni corporee e ai pensieri che in ogni momento facciamo, che metaforicamente potremmo associare ai suoni per le medesime qualità. Con la meditazione proposta oggi è possibile comprendere che le sensazioni sonore, così come i pensieri, paiono e se ne vanno dalla nostra mente come nuvole nel cielo. Attraverso la consapevolezza del respiro e delle sensazioni corporee diventerà più semplice non legarsi a questi pensieri e quindi diventerà più semplice abbandonare l'ansia e le preoccupazioni per il futuro, imparando a stare momento per momento sulla nostra esperienza in atto. I frutti di questo esercizio sono disinnescare la risposta automatica, controllare le reazioni, diminuire l'intolleranza al difetto e imparare a stare con il lato oscuro di se stessi. Buona meditazione e ci vediamo la prossima settimana. Per eseguire questo esercizio, ti invito a sederti comodo, con la schiena eretta, ma non rigida. Appoggia i piedi sul pavimento in modo da avere un senso del terreno sotto di te. Puoi decidere di chiudere gli occhi oppure di guardare a circa un metro e mezzo davanti a te, senza però osservare nulla in particolare. Ora prenditi un tempo per metterti in contatto con il tuo respiro. Ascolta il tuo respiro nell'addome, che si alza e che si abbassa. Si alza, si abbassa. Nota come stai respirando.
Nota il ritmo del tuo respiro. Nota nelle pause. Non cercare di controllare il tuo respiro, ma ascolta il tuo respiro. Connettiti sempre più profondamente al tuo respiro, per come si manifesta qui, in questo momento. Osserva il tuo respiro. Nota il suo scorrere dentro e fuori di te. Ora dal respiro porta la tua attenzione ai suoni. Porta la tua attenzione a livello delle orecchie e nota tutti i suoni che si manifestano qui, in questo momento. Suoni lontani, suoni vicini, suoni che provengono dall'interno della stanza, suoni che provengono dall'esterno. Suoni acuti, suoni gravi. Suoni forti o deboli. Nota i suoni. Nota i suoni semplicemente per quello che sono. Sensazioni uditive. Nota i suoni senza la necessità di classificarli, di dare loro un nome, di capire di che tipo di suoni sono. Fai attenzione a tutti i suoni. Tua mente si allontana, quando la tua mente va ad un pensiero, una sensazione, un'emozione, limitati semplicemente a notare che questo è accaduto e poi gentilmente riportala all'ascolto dei suoni. Ora fai scivolare la tua attenzione
dall'ascolto dei suoni ai tuoi pensieri e vedi se puoi notare i tuoi pensieri. Dove sono i tuoi pensieri in questo momento? Dove sembrano posizionati nello spazio? E se i tuoi pensieri sono come una voce, dov'è posizionata quella voce? Si trova al centro della tua testa oppure su un lato? Nota la forma dei tuoi pensieri. Sono simili a delle immagini, a parole, suoni. I tuoi pensieri si muovono o sono fermi? E se si stanno muovendo, a quale velocità vanno? E in che direzione? Oppure se i tuoi pensieri sono fermi, dove si trovano? Dove sono sospesi? Ci sono dei pensieri che ritornano? Ci sono dei pensieri che rimangono bloccati nella tua mente? E che cosa c'è sopra e sotto i tuoi pensieri? Ci sono degli spazi tra l'uno e l'altro? Osserva i tuoi pensieri con curiosità. Osserva i tuoi pensieri considerandoli come semplici eventi mentali, senza giudicarli. Non concentrarti sul loro contenuto, che può essere positivo, negativo oppure neutro. Limitati a osservare i tuoi pensieri per quello che sono, puri eventi mentali. Per i prossimi minuti osserva i tuoi pensieri andare e venire, come se fossi uno scienziato che non ha mai incontrato nulla del genere. Di tanto in tanto, sicuramente, inevitabilmente, capiterà che sarai catturato da questi pensieri, oppure che sarai distratto da una sensazione, da un'emozione. Ricordati che questo è del tutto normale, perciò semplicemente nota che questo è accaduto e poi riporta la tua attenzione all'osservazione dei pensieri.
Se lo desideri, puoi pensare ai tuoi pensieri come delle nuvole che scorrono nel giro della tua mente, oppure come a delle foglie che scorrono su un ruscello. Nota i tuoi pensieri. Nota i tuoi pensieri per come si manifestano qui, in questo momento. Ogni volta che la tua mente si allontana oppure rimane incastrata in uno di questi pensieri, semplicemente nota che questo è accaduto e poi continua con l'esercizio. Ora, quando ti senti pronto, gentilmente e delicatamente riapri gli occhi e poni fine a questa esercitazione di ascolto dei suoni e dei pensieri.